Della Confesercenti, buongiorno. Buongiorno. Gianluca Grimi è anche titolare del Bar Milano. Su questa piazza che tu vedi non c'eri ancora, ma negli anni 60-70 c'erano 5 bar. Oggi si sono ridotti a 2. È un fenomeno normale per come è ridotta la zona oppure è strano? No, diciamo che probabilmente 5 bar erano troppi, erano anche altri tempi, le cose sono cambiate nel frattempo. Corrisponde però al vero che l'infrastruttura stazione non è mai stata valorizzata come si conviene ad un comune come quello di Giulianova. Anzi, desidero dire che questa non è la stazione di Giulianova, questa è la stazione della provincia di Teramo, perché il collegamento con la via Adriatica di tutta la provincia di Teramo avviene tramite la Vorrei stazione di aggiungere che Giulianova. molti vengono anche dall'Aquila. Certo. Dall'Aquila, tutto, c'è cioè proprio diciamo che Come Baricentro, il insomma. nord Abruzzo, questa è Parte la da qui. stazione Baricentro, che è la Sì. stazione principale. Ma la piazza è com'è? Beh, la piazza che non sia curata è sotto gli occhi di tutti, che ci siano svariati problemi di sicurezza è sotto gli occhi di tutti, devo dire adesso un po' migliorati da quando, ringraziando Dio, la stazione della polizia ferroviaria è stata Potenziata. confermata e potenziata, però adesso c'è un problema più in generale di commercio nella città e nel teramano. Il commercio e il turismo non può prescindere dalla valorizzazione delle stazioni ed in particolar modo della stazione di Giulianova, perché è un'infrastruttura che è un hub di scambio, di interscambio, e dove arrivano turisti, dove normalmente viene utilizzata dalle persone, non in periodo di lockdown purtroppo, perché il periodo di lockdown è quello che soffre di più, però è decisamente un Sì, luogo che deve essere valorizzato. La stazione è il primo punto che i turisti vedono quando arrivano a ti Giulianova. danno già, ti fanno un'idea della città. Purtroppo sì, questo è il problema. Comunque, adesso vediamo, ne parleremo magari anche con l'amministrazione su cosa Sì, si so, potrà prima fare. c'era qui un'ordinanza fatta da Massomaro, giusta tra l'altro, che vietava la vendita di alcol entro prima delle ore 11 non era possibile. Questa non è stata reiterata, nonostante sappiamo la sollecitazione da parte del nuovo comandante della Sì, è porta. un'ordinanza che andrà assolutamente rifatta perché non dà nessun fastidio ai bar della zona e dà modo alle forze dell'ordine di poter intervenire invece in caso di necessità. Però quello che mi preoccupa veramente tanto è la situazione commerciale. Abbiamo una situazione di vetrine vuote tassative e adesso se ne stanno aggiungendo altre 2 di vetrine vuote purtroppo e non. Diciamo che è una situazione difficilmente gestibile, bisognerà veramente intervenire per valorizzare questo luogo che, ripeto, è quello immediatamente più sott'occhio da parte del turista e da parte di chi passa a Giulianova. Tu hai detto che lungo la nazionale proprio le vetrine vuote proprio si contano, a vista d'occhio si perdono, Il vero? problema del Fino al commercio nord. è un problema annoso, è un problema generale non solo di Giulianova, ma di tutto il commercio. Riguardo alla statale di Giulianova, la statale 16 a Giulianova, dobbiamo dire che c'è un problema molto più ampio rispetto ad altre situazioni. Possiamo vedere Roseto, possiamo vedere Tortoreto, dove la statale è molto più vissuta. Probabilmente a Giulianova abbiamo sbagliato qualcosa ed è quel qualcosa che andrà rivisto, per esempio per i parcheggi, cioè abbiamo dei marciapiedi Super da 6 marciapiedi. metri che ci si può fare una pista d'atterraggio e non abbiamo parcheggi, questo è un Mi problema ricordo che su grave. questa piazza poi ridotta malissimo si fermavano i pullman, era la stazione dei pullman, c'erano i Sì, tassi, 10 probabilmente tassi, si c'era è il sicuro. posto Si per è 10 tassi. Allora, i tempi addietro non torneranno più, bisogna sfruttare Però per noi che adesso. li abbiamo vissuti, Sì, noi soffriamo un po' di più. bisogna sfruttare al meglio quelle che sono le potenzialità della piazza. La stazione è un punto di interscambio nevralgico, deve tornare ad essere un punto di interscambio nevralgico, strutturato, infrastrutturato, servito e sicuro. Senti, quindi confermi che secondo te è trascurata la zona? Ma non è che secondo me è trascurata, parlate con i cittadini giugliesi e vi diranno cosa può essere la stazione. Oggettivamente non va bene, bisogna. Chiamiamolo cambio di passo, come si dice oggi, ma io chiamo inversione di tendenza. Bisogna assolutamente porre attenzione su questa zona della città che è, ripeto, strategica sia per il commercio, sia per il turismo,
e per i servizi che tutti i cittadini normalmente usufruiscono, tranne in periodo di lockdown. Dunque, ti faccio una domanda per chiudere, allora ha chiuso definitivamente il bar agro, ma la domanda è molto più generica ed è questa: conviene aprire oggi un bar? Allo stato attuale sicuramente no, se siamo in fase di chiusura di decine di migliaia di esercizi pubblici in Italia e in Abruzzo purtroppo in particolare. È un settore che sta cambiando, che dovrà cambiare, vedremo nei prossimi 2 anni cosa accade e probabilmente ci troveremo di fronte, purtroppo è inutile dirlo, a decine di migliaia di chiusure. È un'attività che oggi va rivista e bisognerà ritornare probabilmente a parlare di licenze. I comuni devono tornare a fare urbanistica utilizzando i pubblici esercizi nei luoghi più consoni, nei luoghi più utili e non così a casaccio come è stato fatto negli ultimi anni.